Bresti, quindi benvenuti in questo nuovissimo consiglio per andare a fare i pre-partita della Serie D. Domani, incredibilmente, si giocano le partite per le squadre calabresi. Solamente Rocella ha rinviato la prima partita. Rocella fece Messina rinviata. Comunque, beh, la situazione che si Rocella è veramente incredibile. Con adesso, in questa partita, 6 partite in meno. Io vi ricordo che questa è l'ultima giornata del girone d'andata. Cioè, questa qui, che si deve giocare, è l'ultima giornata del girone d'andata. E Rocella ha 6 partite in meno. Quindi capite un po' che situazione è. Però comunque, ma com'è anche poi il San Luca ne ha 4 in meno, il Cittanova pure 6, quindi diciamo che è una situazione che è un po' così, però vabbè, comunque detto questo, andiamo un po' a vedere le partite di domani, quindi ripeto l'ultima giornata di giornata andata, ma ci sono tutte le partite a rinviare, quindi spero che ci possa essere uno stop per permettere alle diverse squadre di recuperare partite, perché sennò è veramente incredibile. Comunque, domani quindi in programma c'è Licata Castrovillari, partita molto importante per il Castrovillari, che comunque torna a giocare dopo un po' di tempo, ma come un po' tutti in realtà, perché è da diverso tempo che gioca solamente in rende praticamente. Castrovillari, ragazzi, che comunque è andato a affrontare una partita non per niente semplice, perché ovviamente Licata è una squadra di categoria che ogni anno comunque arriva in zona playoff, anche quest'anno comunque lì stabilmente, partita difficilissima dove però il Castrovillari deve cercare di portare via punti importanti, perché attualmente comunque siamo a pari punti con la zona playout, seppur con tante partite in meno, ma comunque siamo lì e bisogna solamente che si portare via punti importanti, anche se da Licata, che comunque è una trasferta, ripeto, molto difficile. Bisogna portare via punti in avanti per continuare comunque a allontanarci sempre di più dalla zona salvezza. Cosa che deve fare anche Cittanova, ragazzi. Cittanova che va in casa di Santa Maria Cilento, partita molto simile sulla carta, perché il Santa Maria Cilento è una squadra che si sta confermando di altissimo livello, è lì a 21 punti, a ridosso della zona playoff, squadra che sicuramente se la lotterà fino alla fine per la zona playoff. Cittanova che viene da un mese praticamente di stop, visto che c'è stata la situazione comunque positivi, adesso sono diventati tutti positivi e quindi torna a giocare. Cittanova che attualmente comunque è in zona playout, ma ovviamente con tantissime partite in meno, partita che comunque con il cuore, perché quello bisogna fare, perché ovviamente la condizione fisica sarà quella che sarà dopo diversi, comunque con diversi calciatori che non hanno avuto la possibilità di comunque allenarsi neanche, quindi sarà complicato, ma comunque anche qui vanno portati a casa punti importanti per cercare di allontanarci dalla zona playout, anche se comunque ragazzi, la classifica è molto corta, perché dalla zona playoff alla zona playout ci sono solo 6 punti, di cui comunque per andare a vedere ragazzi, dall'ultima squadra in zona playoff alla prima squadra in zona playoff ci sono 6 punti, ma 4 partite in più, quindi capite che è veramente una classifica cortissima. Detto questo, poi San Luca Cireale, big match di giornata, partita di cartello di giornata, ragazzi, partita veramente fondamentale per un San Luca che anche qui ritorna dopo diverso tempo, molto importante ragazzi questa partita dove San Luca deve assolutamente portare via punti, siamo in casa, bisogna assolutamente fare punti importanti, San Luca che attualmente comunque è ridosso alla zona playoff, con la Cireale che invece è terza a 26, che si lotta comunque per il primo posto con le due di Messina, sicuramente Cireale è la candidata principale alla vittoria finale, come dicevo con le due di Messina. E il Salvo comunque deve anche qui portare a casa punti importanti per cercare di rimanere lì a lottarsela per i playoff. Qual è l'obiettivo, secondo me? Lottarsela per i playoff, vediamo se ci riusciamo ad entrare. E poi, ragazzi, la partita più importante forse in realtà ce l'ha Rende, più importante e delicato, perché c'è Rende e Marina di Ragusa, ragazzi, partita veramente fondamentale. Rende che gioca in casa contro Marina di Ragusa, che comunque ha diverse partite in meno, due nello specifico, precisamente comunque due. Ed è una partita fondamentale, Marina di Ragusa attualmente dietro di noi e vanno fatti assolutamente questi 3 punti, scontro diretto fondamentale, Rende che deve assolutamente ragazzi, riprendersi dopo la sconfitta dell'ultima giornata e bisogna ragazzi, assolutamente, come dicevo, fare questi 3 punti che sono veramente fondamentali in uno scontro diretto comunque di un'importanza ragazzi, veramente, veramente incalcolabile. Quindi ripetendo, Rocella fece Messina rinviata, Licata Castrovillari, Santa Maria Cilento Cittanova, San Luca Cireale e Rende, Marina di Ragusa. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!